collegamento via internet. Iniziamo allora questo momento di preghiera tutti insieme. Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell'edificio ecclesiale, clavigero del regno dei cieli, pastore del gregge santo, confermatore dei fratelli e nella sua persona e nei suoi successori il segno visibile dell'unità e della comunione nella fede e nella carità. Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cristo stesso sulla via di Damasco, strumento eletto per portare il suo nome davanti ai popoli, è il più grande missionario di tutti i tempi, l'avvocato dei pagani, l'apostolo delle genti, colui che insieme a Pietro fa risuonare il messaggio evangelico nel mondo mediterraneo. Entrambi gli apostoli sigillarono con il martirio a Roma verso l'anno 67 la loro testimonianza al Maestro. E la Dispositio Martirium ne riferisce la solennità il 29 giugno. Terminato il Vangelo, termineremo con la preghiera dei fedeli. Iniziamo allora le letture vigiliari della solennità dei Santi Pietro e Paolo con il canto Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, cantate di gioia, il Signore è con voi. Dio vi ha scelto, Dio vi chiama, nel suo amore vi vuole con sé. Spargete nel mondo il suo Vangelo, seme di pace, di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, cantate di gioia, il Signore è con voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, buonasera. Dopo le letture di Sant'Ireneo, un'ora fa, eccoci pronti per la grande solennità dei Santi Pietro e Paolo. Oggi è la vigilia e allora vogliamo iniziare tutti insieme questo momento di preghiera. Ringraziamo il Signore per il dono di questi apostoli e iniziamo questo momento di preghiera. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Kyrie.
Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Grazie agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus, re celestis, Deus pater omnipotens. Domine fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, agnus Dei, filius patris. Qui togli peccata mundi, miserere nobis. Qui togli peccata mundi, suscipe deprecatione nostram. Qui sedes ad exteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum santo spiritu in gloria dei patris. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi!» Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina!» Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio. E furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Insieme. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, vi dichiaro che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi certamente avete sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito come ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni, degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo lo dico davanti a Dio, non mentisco. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Alleluia, 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 alleluia. Dal Vangelo di Giovanni. Gloria a te, o Signore. Dopo che si fu manifestato, risorto ai suoi discepoli, quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi.
ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi. Lode a te, o Cristo. Alle, alleluia, 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 alleluia. Oggi è veramente un giorno di festa, veramente solenne per tutti noi. Festeggiamo i due apostoli più importanti, Pietro e Paolo. Volevo solo dire una cosa veloce riguardante Paolo, che come abbiamo sentito anche nella seconda lettura, abbiamo sentito che Paolo era una persona che la Chiesa veramente, non, potremmo dire questa parola orribile, ma è vera, non la sopportava, perché Paolo diceva nella seconda lettura, io perseguitavo la Chiesa, veramente faceva di quelle cose orribili. Ed è un po' però, se andiamo a vedere, il comportamento che hanno alcuni ragazzi anche della nostra epoca. Quanta gente purtroppo al giorno d'oggi lascia la Chiesa per andare a fare altre bravate che io non oso neanche immaginare. Perché questo? Perché lo penso io questo, eh? Perché chi adesso lascia la Chiesa per andare da qualche altra parte significa che secondo questa persona che ha lasciato la Chiesa, dico perché ha lasciato la Chiesa? Beh, l'ho lasciata perché io non ho sentito niente di diverso nel mio cuore e quindi ho pensato di prendere un'altra strada. Ricordiamoci che però ognuno di noi deve avere la propria decisione della vita. E questo è importante, soprattutto nella religione, perché è una cosa troppo personale. Quindi ognuno deve sentirsela dentro, se vuole davvero essere fedele, credente, e poi addirittura magari entrare a far parte dei ministri ordinati. Ma ricordiamocelo, la religione è una cosa troppo soggettiva, troppo personale. Ovviamente noi possiamo annunciarla, possiamo fare quello che vogliamo, però ricordatevelo che senza però la vera volontà una persona non può e non riesce a diventare credente. Ma qual è il problema? Che in questo mondo purtroppo la religione non solo non si sente per alcuni la volontà di entrare a far parte della Chiesa, ma è una cosa che per molti è una cosa così, che non cambia niente, che non c'entra niente. Basta vedere, mi permetto, basta vedere soltanto quando io sono nel mio liceo, ragazzi, ci sono di quelle parolacce B, non so se mi sono spiegato, di quelle bestemmie che io non ho mai sentito in tutta la mia vita. C'è gente che ne tira fuori anche 5, 6, anche 7 tutte in una volta. Ma allora, se vogliamo continuare così, vogliamo far entrare il bene in questo mondo oppure vogliamo far entrare il male? La decisione spetta a ognuno di noi. Non si può prendere, uno solo di noi può prendere la decisione di tutti. Dio Onnipotente sì, perché Dio Onnipotente sa già quello che avremo fatto. Ma noi, che siamo ancora su questa terra, dobbiamo dire, il Signore è il nostro pastore, non manco di nulla. Io annuncerò a tutti i popoli il Vangelo del Signore. E se non l'accettano? E se non accettano il Vangelo e addirittura ti cacciano fuori, tu vai via e cerca altre persone che accoglieranno il Vangelo. Noi, col sacerdozio battesimale, dobbiamo davvero annunciare più che possiamo il Vangelo, soprattutto perché il Vangelo è una parola che salva, una preghiera che, se hai una ferita, il Vangelo
la ripara, toglie questa ferita. E allora dobbiamo davvero annunciare a tutti i popoli la salvezza del Signore e il suo Vangelo, come hanno fatto Pietro e Paolo. E Paolo, vi stavo dicendo, che era una persona molto cattiva, nel senso che perseguitava i cristiani, la Chiesa veramente la considerava una cosa bruttissima. Però poi il Signore gli ha detto: perché mi perseguiti? Vi ricordate quella volta in cui Paolo vide quel raggio che lo fece diventare cieco per un po' di tempo? E Gesù gli disse: perché mi perseguiti? E da quel momento che Gesù parlò a Paolo, facendo entrare proprio la parola di Dio nel cuore di Paolo, guardate Paolo come è diventato il più grande messaggero e il più grande, potremmo dire così, proclamatore, ecco, della parola di Dio di tutti i tempi. Guardate come una cosa molto semplice, come la conversione a Dio, può veramente trasformare le persone. Infatti è stato il più grande missionario di tutti i tempi, come vi avevo letto alla fine. È stato veramente un santo fondamentale insieme a Pietro. Guardate come la conversione alla religione e fidarsi di Dio, guardate un po' che obiettivi porta nella vita. Paolo è diventato un apostolo, i migliori amici di Dio, come lo sono adesso anche i bambini. I bambini sono davvero i migliori amici di Dio, come lo sono gli apostoli e come li sono tutti i credenti di questo mondo. Ma se noi vogliamo davvero la salvezza dell'anima, possiamo davvero riuscirci. Come? Ovviamente con l'aiuto di Dio, con il perdono del Signore quando magari commettiamo qualche peccato. Ma non dovremmo mai avere paura di Dio, perché Dio, le persone che Lui riconosce fedeli a Lui, non le abbandonerà mai. Spetta solo a noi decidere quale strada prendere. E attenti, perché una strada sbagliata può essere veramente dietro l'angolo, perché Satana è sempre nascosto. Allora ringraziamo il Signore per il dono di questi santi e ora terminiamo con la preghiera dei fedeli. Diciamo insieme: accresci la nostra fede, Signore. Accresci la nostra fede, Signore. Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa Francesco e fa che il popolo cristiano sotto la sua guida progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, ravviva l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credano in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua a seminare vocazioni nel campo della Chiesa e fa che numerosi giovani rispondano con gioia, scegliendo di mettersi a completa disposizione dei fratelli e delle sorelle. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Tu che conduci a scoprire il valore salvifico della sofferenza, sostieni gli infermi e gli afflitti e fa che nella loro debolezza si manifesti la sua forza, fonte di fiducia e di coraggio. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci di avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e fa che diventiamo cittadini sempre più degni del tuo regno. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Per la città di Roma, che oggi festeggia i suoi due patroni principali, fa sì, o Signore, che il Papa Francesco,
tutti i ministri della Chiesa, cardinali, patriarchi, vescovi, presbiteri, diaconi e anche il tuo popolo siano sempre pronti ad annunciare il tuo Vangelo. Noi, laici, di annunciare la parola di Dio a tutte le persone e i ministri ordinati, oltre che annunciare la parola del Signore, siano veramente delle persone che mettano Dio al centro della loro vita. Aiutaci, Signore, secondo la tua volontà, perché solo con te noi possiamo davvero seguire la strada del bene. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Per l'Emilia Romagna, colpita nei mesi scorsi dall'alluvione, aiutala, Signore, affinché possa con l'ultimo sforzo rimettere a posto tutto quello che è andato perduto a causa dell'alluvione. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Voglio anche, prima del canto finale, fare anche gli auguri a tutti coloro che si chiamano Pietro, Paolo e Paola, e in particolare voglio fare gli auguri al nostro parroco qua di Rebocco, Don Paolo. Don, auguri per questa solennità. Allora, prima di concludere, vi volevo dare gli ultimi appuntamenti di questi giorni. Domani 29 giugno alle ore 11 e 18, le letture solenni dei Santi Pietro e Paolo. Alle ore 21 di domani, i secondi vespri, e questa sera alle ore 20 e 30, i primi vespri dedicati ai Santi. Luglio, domenica, alle ore 11 le letture domenicali e alle ore 18 il vespro. Lunedì 3 luglio alle ore 18 letture in onore di San Tommaso. Volevo anche ricordarvi che il mese di luglio da noi a Rebocco è veramente una grande festa, perché nel mese di luglio noi ricordiamo la solennità, per noi è la solennità della Madonna del Carmine, perché è patrona del nostro borgo. Anche quest'anno, come l'anno scorso, ci saranno 3 giorni di festa qui, e in questi 3 giorni, che saranno il 14, 15 e 16 luglio, vedrete molti momenti di preghiera, sì, ma anche giù alla festa proverò a fare qualche video come l'anno scorso. Ovviamente i giorni sono sempre venerdì, sabato e domenica. Noi facciamo sempre 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, e in questo caso 14, 15 e 16 luglio. Ovviamente non vi dico ancora i momenti di preghiera perché non li so ancora, ma all'inizio del mese di luglio metterò sia sul canale della Cappella sia sul canale di Campanario Lettore della Spezia i momenti di preghiera dedicati a questa festa. E ora terminiamo questo momento di preghiera con il canto Ti esalto, Dio mio Re. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Insieme. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia.
serata a tutti.